Bardat e lei di Cobranza di Bebeu na Fronteira, adrenta na vigor 11 augustus, e saki a queda aprobado di Parlamento del 1 di julho, na promet curses, governador tambe firme saki un pari di e después, e la queda publica gesun di julho, seminota herá. Cammina con un cambio proprio del disegno di cobranza di BBO. Il sistema di cobranza di BBO è un blasfemo, un impuesto indiretto, non si conosce differente tipo di impuesto. Impuesto diretto, per esempio, è impuesto che tu vuoi cobrare arriva la nostra entrata, per esempio, income blasting, la nostra proprietà, la grand blasting, of ganache, vens blasting. Però non conosce anche la nostra lei fiscale, anche il sistema di cobranza di imposto indiretto. Imposto indiretto è imposto che ha un effetto a prezzo di prodotto. Per esempio, in Vurechten. Nel momento in cui in Vurechten subi o baja, è che lo ha un effetto del prodotto, posso in Vurechten ha un gas addizionale che non può essere affrontato per il momento in cui il prodotto che vuole importare. Un sistema di BBO, accenti stanno mettendo a trarre un costo, anche in olandese, costprijs verhogende belastingen. Un sistema di BBO stanno mettendo cobranza di imposto indiretto, e è un'escogenza di cada paese, chi lo che non scoge come sistema of disegno, che funziona in scala di economia. BTV stanno mettendo un sistema di cobranza di imposto indiretto. BTV, non si conosce in vari sistemi of paesi europei, VAT, un value added tax, anche non si conosce in Caribe, in vari paesi del Caribe. Aruba ha scoperto nel 2007 per introdurre un BBO. Il BBO notava algo nuovo, perché la San Martin anche conosce un sistema di BBO, e il tempo è il governo introdurre. E l'unico obiettivo main point di un sistema di BBO è un sistema cumulativo. E se è algo che il governo o il governo non ha accettato durante anni, è un sistema molto semplice, basato di volume di vendita, potete calcolare il percentuale di BBO. Se è il caso, qui è nota algo complicato, è nota algo che è un sistema non complicato di tecnologia per implementare. Però sì, su disegno ta, è cumulativo, che men un BBO su percentuale durante anni non può subire, perché può essere con cumulazione di cada transazione di peso di imposto. Quindi, qui, nostra mira con il BBO a conoscere differenti cambi durante anni, a cominciare con 3%, a bajare 1,5%, después a introdurre il BASF nel 2004, 2005, per 1,5%, nel 2008 abbiamo il BAVP, e medios tabata 6% a passare, combinato, no? BBO, BAVP e BASF, e entrando in januari a subire il percentuale di 6%. Quindi, abbiamo visto che in due hackle e accumulano un 4%, e se non si tiene conto con il governo, non si tiene conto con il sì, potete usare il sistema di imposto indiretto come driver di buona entrata, cubo lo messo by over in un altro sistema. E per sé, abbiamo discussione che il tempo in 2018 con l'IMF, che ha raccomandato, per Aruba comincia a pensare e sogna possibilità per introdurre un BTV. Questo robotico cambia il disegno e cobranza di imposto indiretto con un BBO per un sistema di BTV. E in altre differenti discussioni che abbiamo avuto con il gremio, con i stakeholders, non, mi ricordo che nel 2021, dopo che il lancio pacchetto è stato firmato, con la nostra commissione a conversare con l'Olanda, che ha cominciato a preparare lei, nel 2022 a tenere la sessione di informazione. Però, ma non posso pensare, o non posso immaginare che il mondo si sviluppa, l'economia non si adatta a me secondo la situazione. E non so se la pandemia, nel 2021-2022, cammina un'inflazione molto alta, tutta scarsità di prodotto, cammina l'effetto del prezzo nel momento è stato così drastico che non stava responsabile per un BTV. Passò un BTV, lo messo a un percentuale molto più alto, non sta conoscendo un BBO, il tempo è di 6%, a parte di un BTV. Combinati 6 o 4%, se mi do tavolo d'attacco e jump di 6 o 4% è molto grande, e che prezzo del supermercato, off e off commercio,
lo mese a usare una presa sina drastico costante per impagabile. So, para il momento è in anco introduzione di BTV, però sì, ho visto responsabilità e commitment con la ruba da team, con l'Olanda, per cumplire con il lance pacchetto e cumplire con il saneamento di una situazione finanziaria, come se fossero tre sede in balanza. A chieda, di essere pregunta chi quanto, non si vede, non ti vuole introdurre l'Olanda nel suo turno, appunto, che è chi così. In questo caso, è a Augusta e BBO con un percentuale, e a DCD, con introdurre e cobranza di BBO una frontiera, con una cobranza, mi scuso, con inforretta, arriva in messo in base, arriva e duana guarda. E commerciante e individuo che trae un prodotto dentro, che importa un prodotto, lo vai paga, va bisogna infurare i BBO in tanti anni. I commercianti, il commerciante non trae il prodotto non commerciale dentro, che vende nei negozi, tiene il diritto per dedurre il peso di imposta che non paga nella frontiera. E non la discussione che comincia a stare.